qui siamo in mezzo al brigidino vero, in piazza San Jacopo, sì. Siamo alla vigilia del Natale, pensiamo anche a chi sta peggio di noi, perché c'è gente, no? Una cosina più leggera quest'ora della mattina. Allora siamo allegri perché di quelli che stanno peggio di noi ci frega un cazzo. Oh, tanti auguri di buon Natale. Ma tu dove vai a Natale? Sei qui aperta? No. Siete aperti? No, a Natale vado a mangiare tanto, sì. A riposarmi tanto. Allora, i giorni e che... spero a scartare qualche regalo. I giorni che siete chiusi qui, quando sono? Il giorno di Natale, quindi il 25? Sì, il 25, anzi ti dirò, il 25 il pomeriggio è facoltativo, credo. Ok. Quindi, visto che c'è tanta gente perché c'è i mercatini aperti, ci sarà qualcuno. Anche, può darsi, qualcuno che apre. Tu non ci sarai. Ma io non lo so, dipende, vedremo quanto mangio. No, vediamo quanti incassi, perché tanto qui incassi. È direttamente... Ma alle volte non è solo l'incasso, alle volte vedi, se viene turisti da fuori, vedi le gazebi chiusi, non sono nemmeno certo, belli quelli, certo. Perché io preferirei stare a casa e sicuramente ci starò, però non è detto, cioè magari l'immagine è anche brutta, vedono, cioè guarda, questi neanche aprono, che mercatini sono. Per poi quelli. Il primo dell'anno? Mezza giornata, il pomeriggio. Anche lì. E dopo sempre. poi fino al 6 va bene, finisce. La domenica della Befana. Quella è l'antiquaria. Il 6 è aperto. Sì, il 6 è l'ultimo giorno. Quindi c'è la concomitanza dell'antiquaria. L'antiquaria è 4 e 5. Sì, sabato. Sì, finisce di lunedì, martedì venerdì, questa. Il 6 è domenica. No, il 6 non è domenica. Il 6 è lunedì. È lunedì, martedì, vedo Luca mercoledì, che fa. Sì, stamani Leonardo... Senti, buon Natale e buon anno. Grazie. Lo fai a me o lo devo dire agli altri? A te, dillo. Io l'ho fatto a te, dillo agli altri. Grazie. Io faccio gli auguri a tutti, sì, a tutti, anche a chi ha meno di noi. Anche a chi ha meno di noi, la gente è un po' incavolata. Non le vedo io le gente incavolate. Te le faccio vedere io. Siamo in piazza San Jacopo, dove questo cartonato ad uso dei turisti augura un buon Natale, insomma è una situazione che serve per farsi i selfie. Ora probabilmente qualche irriverente aretino, d'altronde voi sapete che gli aretini sono botoli ringhiosi ai quali anche l'arno volge il grugno, ce lo disse Dante, è passato tanto tempo ma noi siamo rimasti così e quindi... Quale miglior modo da retino di augurare un buon Natale a quelle persone magari meno fortunate? Sarà un Natale del cazzo forse e qualcuno l'ha messo in evidenza e ha cercato di farlo capire.